Sì, beh, sicuramente con 4-3-3 c'è un esterno davanti, comunque, quindi devi stare un po' più dietro rispetto a un 3-5-2. Comunque bisogna ricordare che siamo terzini, quindi quando si gioca a 4 i terzini devono fare i terzini, quindi prima la fase difensiva. Poi se c'è l'opportunità di spingere anche quella. Avendo un giocatore davanti a me, in quel caso Domenica, che è Gomez, comunque altrettanto, anzi, è bravissimo a saltare uomo, a portarsi due o tre uomini dietro e a mettere la palla in mezzo, tante volte non c'è bisogno di fare la sovrapposizione tanto per falla, ecco. Semmai si può stare dietro per uno scarico, un eventuale cross dopo. Quindi sono quelli i compiti. Ma poi ogni partita ha una storia un po' a sé. Sono volte che ci si può spingere di più perché magari non hai l'esterno, ci sono volte che devi spingere di meno perché magari hai l'esterno che ti può preoccupare, ecco. La prima, ma Andrea per me è un grandissimo portiere, lo ha dimostrato quando giocava nella Regina e in altre parti. Anche qua sta dimostrando, secondo me, di far bene. Poi i gol tutti li subiscono, subisce Buffon, gli errori li possono fare anche i grossi portieri. A mio avviso, lui per adesso sta facendo le partite che ha giocato, ha fatto veramente bene. E la seconda, scusami. Ah, un calo. No, ma penso che tutte le squadre hanno quel periodo dove vincono ovunque, dove magari gli gira un po' meno bene rispetto alle altre partite. A mio avviso non abbiamo avuto un calo. Secondo me solo nei risultati, perché nelle prestazioni, a parte Bologna, che abbiamo giocato veramente malissimo, siamo stati i primi a dircelo nello spogliatoio, poi sia con la Roma abbiamo fatto una bellissima prestazione. Con l'Udinese stesso, poche squadre ho visto andare a Udine e giocarsela a viso aperto. E a mio avviso poteva anche cambiare il risultato se non sbagliamo un gol tu per tu col portiere o se non se l'arbitro magari ci dava un rigore che a mio avviso c'era, se non faceva l'altro miracolo su di me Handanovic. Quindi comunque la partita ce la siamo giocati. Poi sai che magari vai, prima o poi il gol lo puoi subire perché comunque quando c'è attaccanti come Di Natale che ha segnato ovunque e con chiunque si sa che il gol lo puoi subire se magari ti sbilanci un attimino. In parte hai già risposto a due episodi che sono successi nella partita di Udine. Quanto rammarico c'è appunto per quella parata di Handanovic che poi è arrivata poco prima del gol del 2-0 dell'Udinese e poi se senti responsabilità per il 2-0 dell'Udinese, perché Di Natale era dalla tua parte. Rammarico tanto perché comunque andavamo sull'1-1, lui ci dava sicuramente poi magari loro si potevano allungare, andavamo al pareggio e pareggiando quella partita poi secondo me dura farci gol in qualche altra occasione. Sul 2-0 lì diciamo che è stato un bravissimo Armero che comunque ha fatto un cross anche senza guardare, però è stato bravo a saltare i nostri uomini. Poi là per il difensore non è per chi sta in area, non è una palla facile, ti spiego il perché. Perché non è una situazione dove arriva la palla, magari l'esterno la stoppa e guarda in mezzo, oppure arriva una palla scaricata da dietro e tu c'è il tempo. Lì è una palla che è quasi dentro l'area piccola, se non mi ricordo, e il difensore, di solito anche il grossissimo difensore, anche il giocatore più forte al mondo che difende, si preoccupa sempre di non prendere diciamo, il taglio davanti, no? Perché una palla messa così, di solito finisce sempre sul primo palo, la maggior parte delle volte. Questo ha messo una palla e si è trovato la palla che è arrivata lì su Di Natale che poi l'ha beccata di sinistro, quindi neanche non so che. C'è un po' di responsabilità mia, ma sono stati fortunati e bravi loro. Però di solito il difensore là si occupa di non prendere, diciamo, il gol sul taglio perché è più facile fare gol sul taglio che magari sul secondo palo. Anche prendo spunto dalla partita d'andata di pochi giorni.
quali sono le progressioni da fare con la persona del gioco? Loro sono una squadra, una buona squadra a mio avviso, e non superiore a noi assolutamente, e l'abbiamo dimostrato anche da loro. Adesso ho visto che hanno cambiato anche modulo e hanno fatto un bombareggio nel derby. Beh, è una squadra sicuramente da prendere con le molle, però noi in casa dobbiamo fare punti, ci interessa solo quello. A mio avviso sempre meglio giocare bene, che giocando bene i punti arrivano. Quello che penso è che ci stiamo divertendo in questo campionato, in che senso? Divertendo non solo per i risultati, ma per le partite, per come giochiamo, anche quando si perde comunque giochiamo bene, quando si perde giocando bene prima o poi il risultato viene. Quindi per domenica l'unico obiettivo è quello di vincere e dare una mossa a questa una spinta a questa classifica, perché le squadre di sotto si sa che possono risalire. C'è un uomo a cui dovete fare particolarmente attenzione al Parma. No, ma lì gli attaccanti sono tutti bravi, ma c'hanno anche i centrocampisti che si inseriscono bene. È una squadra da fare, bisogna guardarli bene, marcarli per bene, perché non ha il singolo giocatore che ti può fare la differenza. C'è gli esterni bravi, centrocampisti bravi, altrettanto tecnici, tipo Galoppo, questi qua. Quindi bisogna dare il meno spazio possibile a tutti per vincere. Anche perché penso che solo un giocatore vinceva le partite da solo, ed era Maradona. Eppure con la squadra, se non c'era la squadra che lo aiutava, penso che neanche lui forse vinceva le partite da solo. Adesso tu hai fatto il Lugo, viene sempre una città di Firenze, sempre volte di critica. Per te è un ossino utile oppure un indizio che preferisci Ma fondamentalmente? questo, gli italiani siamo bravi a portare avanti solo chi gli viene proposto come campione, no? Tante volte si vede un giocatore e gli dice: viene dalla Tanzania, fortissimo. Oh, appena dice ole, poi tocca un pallone. Quindi non lo so, onestamente non so che giocatore è forte, se sono forti quelli che sono costanti o quelli che fanno una partita oggi e una partita fra 8 mesi. Forse quelli che fanno una partita oggi e una partita fra 8 mesi. Senti, non si è attento, ma sono venuta sul Maxi Rover, se l'avete salutato, soprattutto anche se non ha segnato tanto, quest'anno spera definitivamente non avere più un giocatore come lui. Grandissima persona innanzitutto, brava persona, bravissimo ragazzo, mi sono trovato benissimo, ci siamo trovati bene. Beh, sicuramente è un grosso giocatore, per prendere il Milan vuol dire che è bravo. Magari ha avuto un periodo un po' così qua, non ha segnato tanto, anche l'anno scorso magari rispetto all'anno, diciamo che ci ha fatto vedere tantissimo in quei 6 mesi, e quindi magari da noi, da parte nostra, da parte pubblica, da parte non so chi, si aspettava di più rispetto. Però si sa che questo è un campionato difficile. Lui sicuramente ha tutti i mezzi per fare bene. Qua l'ha fatto, anche se quest'anno ha segnato tantissimo, magari non ha giocato di meno rispetto a 3 volte, però comunque era un giocatore importante. Ma sicuramente il direttore saprà come sostituirlo. Sicuramente, Davide lo conosciamo tutti, quindi ogni palla che tocca rischia di fare gol, se si vede già in allenamento. Sta il mister metterlo in campo, sicuramente lo saprà il mister quando lo deve utilizzare. Lui viene da un infortunio abbastanza grave, fermo da 2 mesi se non mi sbaglio. Quindi sicuramente è un giocatore importante per noi, un giocatore che ci può dare profondità, perché comunque è un giocatore veloce. Sa coprire la palla benissimo, vede la porta come in pochi la vedono. Giocatore molto, 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 molto utile a questo Catania, ma il mister sa come gestirlo.